Il simbolo Caritas ancora brilla nella sala, ma in pochi lo possono ammirare. La Scuola della Carità, per molti, rimane sconosciuta, eppure fu tra le più importanti a Padova per il soccorso degli indigenti. Ai tempi della Repubblica di Venezia, col termine scuole, si indicavano le associazioni. Padova ne assorbì presto l'uso. Fin dal 1419 la Scuola della Carità era legata all'enorme ospedale patavino di San Francesco Grande, che si sviluppava negli spazi oggi occupati dal MUSME, il Museo della Medicina. Presto la confraternita prese sede in via San Francesco, davanti all'ingresso della chiesa. Nel corso degli anni finanziò importanti interventi di ammodernamento dei locali, cosicché nella seconda metà del Cinquecento la scuola era diventata una piccola opera d'arte. Se nel piano rialzato avveniva la consegna di cibo e risorse per infermi e indigenti, nella sala nobile si tenevano le riunioni della confraternita. È questo lo spazio che ancora oggi ci meraviglia, con gli affreschi cinquecenteschi di Dario Varotari, il soffitto in legno e i colori accoglienti. Un tempo tutti i riquadri del soffitto dovevano essere colorati, ma questa caratteristica è andata purtroppo perduta negli anni. Dopo la soppressione della confraternita a inizio 800, infatti, la scuola venne pressoché abbandonata, cadendo in rovina tra infiltrazioni e strati di guano. Solo nel 2008, a seguito di un importante e generoso restauro, affreschi e soffitto hanno ripreso a splendere. Oggi la Scuola della Carità è sede di eventi e conferenze, ma è anche visitabile grazie ai volontari di Legambiente e Salva l'Arte. Anche questo è un tassello dell'immensa ricchezza di Padova che sarebbe un vero peccato lasciare nascosto. Con nuove indicazioni e tanta divulgazione, la scuola aspetta solo di essere riscoperta da cittadini e turisti.